Prosegue nel TG di questa sera la rubrica dedicata alle imprese associate ad Alis, con l'obiettivo di fornire un bilancio del settore del trasporto e della logistica. Ascoltiamo quali sono le aspettative per il prossimo anno di Stefano Quarena, direttore operativo di Pesce Attrezzature. Lei che 2022 si aspetta? Ma io credo che con tutto, diciamo, al netto, voglio dire, della gestione della situazione della pandemia, insomma, che è sempre un po' una spada di Damocle sulle nostre teste, devo dire che il 2022 me lo aspetto comunque un anno ancora in crescita. Dovremo affrontare sicuramente il tema dell'aumento dei costi delle materie prime e appunto di questi ritardi e della poca disponibilità. Se dovessimo riuscire a gestire bene queste, diciamo, queste variabili, credo che il 2022 possa essere un anno altrettanto di successo come il 21. Il prossimo anno sarà particolare per il processo di digitalizzazione delle imprese e la ricerca di personale. Lei nella ricerca di personale riscontra problemi? Sì, diciamo che sia noi che i nostri clienti riscontriamo nella mancanza di figure professionali pronte ad entrare nel mondo del lavoro una criticità importante. Io credo che vada potenziato sempre di più l'incentivo ai giovani a, diciamo, formarsi su alcune mansioni specifiche, su alcune professionalità che oggi stanno mancando e soprattutto continuare a potenziare il ruolo degli ITS, quale momento di collegamento, anello di congiunzione tra il mondo della formazione e il mondo dell'imprenditoria e del lavoro. Quindi questo è un nodo critico, quindi spero anche che siano dedicate risorse del PNRR anche alla parte formativa e per far creare questi posti di lavoro e creare le professionalità.